è certificato da una sentenza che l'omofobia è un reato, che non si può esprimere proprio un dissenso nei confronti dei comportamenti omosessuali, perché sono irrilevanti. 2 anni fa era stato travolto dai commenti omofobi sui social ed adesso è arrivata una sentenza storica. L'omofobia non è un'opinione, ma un reato. Speriamo che questo avvenimento costituisca veramente una barriera rispetto alla volontà di chi ha ancora voglia di discriminare in base all'orientamento affettivo, sessuale, all'identità di genere. Francesco Simoni, 47enne, valdarnese, insegnante, il 16 giugno 2018 venne fotografato mentre camminava per le vie del centro di Siena a torso nudo e con le ali da angelo. Si stava recando in Piazza del Campo per partecipare al Toscana Pride. Quello scatto fu poi pubblicato sui social con commenti pesantissimi, paragonando l'insegnante addirittura ad una gallina. Oggi la vittima è stato il professor Simoni, che è una persona comunque ha avuto la forza di reagire pubblicamente, ma chiediamoci cosa sarebbe accaduto se la vittima fosse stata una persona fragile. Immediatamente scattò così la denuncia e a processo finirono i 5 autori degli insulti omofobi, tra questi l'autore del post, il blogger Francesco Giusti e l'assessore allo sport e all'istruzione del comune di Siena, Paolo Benini, all'epoca non in giunta. I 5 accusati di diffamazione aggravata a mezzo social adesso sono stati condannati dal Tribunale di Siena al pagamento di €900 ciascuno di multa, di una provvisionale di €3.000 per quanto riguarda il risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali e legali. Si spera che comunque, anche per mettersi al passo di altre realtà internazionali, anche europee, che venga più presto approvata una legge che riconosca l'omofobia come reato.